Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Anche questo venerdì sera torna al Libari Caffè Stop and Go, il grande concorso canoro. Tra pochissimo tre nuovi concorrenti si esibiranno e proveranno ad accedere alle semifinali, ma prima la musica dal vivo con il New Style and Junk. E siamo con Giusy, che questa sera rappresenta il pubblico in questa serata Stop and Go. Che cosa ti aspetti da questa competizione? Beh, di sentire cantanti bravi, belle canzoni sicuramente.
e belle voci. In base a cosa darai il tuo giudizio? Ma il mio gusto personale, anche perché non sono esperta, quindi... Quindi qualche sbavatura, qualche stonatura comunque va bene? Sì, li perdonerò sicuramente. Sicuramente, che non è troppo severa. E allora buoni giudizi e buona serata. Grazie. Se maledetto primavera per voi, Anna! Grazie. Siamo arrivato il momento di scoprire la nostra Anna che giudizio otterrà, a partire da Claudia Paletta Verde. Quindi primo giudizio positivo, sentiamo subito la motivazione. Ha cantato molto bene, brava. Ebbene, quindi primo giudizio positivo per la nostra Anna che ha cantato Maledetta Primavera, questo grandissimo successo di Loretta Goggi. Primo giudizio positivo, e adesso invece sentiamo il giudizio della rappresentante del pubblico. E quindi vediamo se la paletta è verde o rossa. Verde! Giudizio positivo, e quindi sentiamo la motivazione. Perché è brava, intonata, bella canzone, basta. Nessuna critica, quindi insomma, prova superata perfettamente, quindi complimenti, secondo giudizio, e attenzione, perché se il giudizio del nostro giudice tecnico sarà positivo, la nostra Anna andrà diretta in semifinale. E quindi, temutissimo il giudizio di Carlo, vediamo se tra poco alzerà la paletta verde oppure la paletta rossa. Paletta verde, giudizio positivo 3 su 3, sentiamo come mai. Bellissimo brano, e lei è bravissima, ha interpretato molto bene, intonata, niente da dire. Niente da dire, tre giudizi positivi, complimenti alla nostra Anna che tra l'altro sta già invadendo anche lo spazio, ci sta passando davanti, non vedeva l'ora di essere intervistata, andiamo a raggiungerla, va? Anna, complimenti, in semifinale, te l'aspettavi? No, veramente no, non me l'aspettavo, però ho partecipato e mi ha fatto molto piacere. Hai fatto molto bene a partecipare, perché posso dire la mia, secondo me ha cantato anche meglio di Loretta Goggi, che non è una cantante alla mina, diciamo, no? Però devo dire che tu ti sei avvicinata a una professionista, quindi davvero complimenti. Grazie, molto gentile. Grazie. Come mai Maledetta Primavera? È una canzone che mi è sempre piaciuta, è il mio cavallo di battaglia, diciamo, va. Hai già deciso che cosa portare in semifinale? Invece no, della Pausini. Ah, quindi da una canzone difficile all'altra, devo dire. Allora, buona preparazione, ci vediamo in semifinale. Grazie, gentilissimo. Per voi si dirà la nostra Mari. Oh,
pronti per scoprire il giudizio della giuria. Speriamo che non dicano di no, visto che lei, insomma, li ha invitati più volte a non dire no. E partiamo da Claudia, vediamo un pochino se la paletta è verde, quindi primo giudizio positivo, e vediamo un pochino la motivazione. Sentiamo un pochino Claudia, come mai? Brava, intonata, e poi mi sono divertita perché lei ha interpretato molto bene. Brava, e poi si è divertita anche lei perché si vedeva, quindi brava. E quindi intonata, brava, un bel timbro e anche una bella interpretazione, quindi ha saputo tenere il palco, una presenza scenica decisamente interessante, e devo dire che confermo anch'io per quello che conta il giudizio di Claudia. E adesso andiamo a scoprire il secondo giudizio e vediamo un pochino chi tirerà sulla paletta, chi alzerà la paletta e se sarà verde o rossa. E la nostra giudice del pubblico rimarrà per ultima, perché c'è il giudizio quello più tecnico, quello un pochino più spaventoso, quello che fa più paura. Vediamo un pochino se la paletta è verde o rossa. Paletta verde, quindi secondo giudizio positivo per Mari, e sentiamo un pochino il motivo di Carlo. Brava, brava, nient'altro, brava. E quindi il nostro giudizio tecnico può essere archiviato, manca soltanto un giudizio, e tra poco scopriremo se la nostra Mari andrà in semifinale. Giudizio del nostro pubblico, vediamo un pochino se è giudizio positivo o negativo per Giusy. Paletta verde, quindi Mari va in semifinale, il pubblico esulta, e sentiamo subito la motivazione. È stata molto brava, molto intonata, simpatica, divertente, si è divertita, mi sono divertita. E quindi 3 palette verdi su 3, Mari è in semifinale. Andiamo subito a intervistarla e a festeggiare con lei. Complimenti Mari, in semifinale, la nostra seconda semifinalista di questa sera. Posso dire una cosa? Ma che ci fai qua? Cioè, tu dovresti stare sul palco di Sanremo. Grazie, è troppo gentile. Davvero, lo penso veramente. Secondo me hai interpretato benissimo. Una presenza scenica davvero interessante e un pezzo di spessore interpretato veramente in maniera sicuramente credibile. Come mai questa scelta? Amo Battisti in generale, mi piace un po' tutto. Poi questa canzone sono particolarmente legata, mi piace tanto. Posso chiederti come mai? Cosa ti lega a questa canzone? Ma mi ricorda molto la mia infanzia, ho sempre ascoltato Battisti, quindi è proprio un bel ricordo. Tra l'altro qua sei accompagnata da un pubblico di fan fedelissime. Siamo un gruppo di amiche, frequentiamo tutta la stessa palestra, quindi abbiamo deciso di venire. Che hanno esultato e cantato con lei durante tutta l'esibizione, quando i giudici hanno espresso totalmente all'unisono voto positivo, sono veramente saltate sul tavolo a festeggiare. E allora ci vediamo in semifinale. Assolutamente. Grazie. Grazie a te. Per voi la nostra Barbara con A modo tuo.
Quindi siamo pronti per scoprire Barbara, la nostra ultima concorrente, se riceverà le palette verdi e quindi andrà in semifinale e raggiungerà le altre due colleghe, oppure no. Iniziamo con Claudia, vediamo se la paletta è verde o rossa per Claudia. Barbara, paletta rossa per Barbara, giudizio negativo, il primo di questa sera, sentiamo come mai. No, lei è dolcissima, io mi sono incantata, però sono più bravi gli altri, quindi se do una paletta verde, insomma, c'è un criterio, adesso io sono, però c'è un criterio, quindi ritengo che lei comunque abbia cantato bene, però in alcuni punti secondo me ha stonato e quindi, però grazie. Però grazie per aver partecipato e quindi Claudia ringrazia ma manda a casa e quindi paletta rossa e non c'è un giudizio positivo e continuiamo a vedere un attimino gli altri giudizi, ma sicuramente non arriverà in semifinale. Adesso è arrivato il momento quindi di scoprire qual è il voto di Carlo. Paletta verde o rossa? Paletta rossa, cioè illusi che fosse quella verde ma in realtà è quella rossa, severissimo, sentiamo come mai. Vocalmente ho visto delle stonature anche nei toni bassi, niente, rosso. Niente, insomma, è andata male per la nostra Barbara, due palette rosse. Non resta che Giusy potrà decidere se alzare la paletta verde o quella rossa e quindi dare alla nostra Barbara un giudizio completamente negativo. Scopriamo un po' come andrà a finire, paletta verde o paletta rossa per Giusy, che rappresenta il pubblico, ricordiamolo. Verde! E quindi un giudizio positivo ha conquistato il pubblico, Barbara, e sentiamo come mai. Perché nonostante l'emozione iniziale a me è piaciuta, mi piace la canzone. E quindi giudizio positivo, però purtroppo non è sufficiente per Barbara, andiamo a consolarla, va. Barbara, due giudizi negativi e uno positivo. Possiamo dire che quello più importante forse l'hai conquistato, quello del pubblico. Sì, sicuramente. Che ti ha applaudita, ha urlato per te, insomma ha fatto festa per la tua esibizione, alla fine non è andata così male. Ma no, ma infatti non era importante vincere, assolutamente. Pensi che gli altri giudici siano stati troppo severi, avrebbero potuto essere un pochino più morbidi? Ma no, assolutamente, ma poi è giusto così, ho fatto delle stentature eccetera, quindi... Posso chiederti per chi tifi? Per Mari. Ah, per Mari che l'abbiamo vista prima, è stata bravissima. E allora grazie. Grazie a voi, arrivederci. Vieni Barbara, prendi qui vicino alla nostra Mari. Barbara, ovviamente anche se non passi in semifinale, spero che tu abbia passato una serata ovviamente con un sorriso, con un po' di ironia che sono sicura che ti accomuna. Allora, adesso un piccolo presentino. Mi raccomando, due per tavola, ai ai. Una per la nostra Barbara. Dovete sapere la storia di questi bambini. Meno male che non c'è, li ho rubate mio padre. Le ho rubate che gliel'hanno regalate e io ho deciso di via, pronti via. Questa è per la nostra Anna. Grazie. Allora io vorrei un grandissimo applauso a queste tre ragazze che con tanta ironia e simpatia si sono esibite per voi questa sera. Grazie mille ragazze, grazie.